Grazie Presidente, grazie al Ministro, buongiorno, grazie al Relatore che hanno fatto chiarezza in quest'Aula e nel merito già hanno dato parecchie risposte a quanto è stato sollevato strumentalmente. Si è detto, cito Nanni Moretti, che le parole sono importanti, no? Ma noi abbiamo scelto la concretezza, abbiamo scelto questa parola per questo provvedimento. E l'abbiamo fatto, ieri il senatore Errani diceva bisogna essere umili, cominciare dal basso. Beh, noi abbiamo addirittura preso in considerazione persino il problema di Buonipasto, perché ci interessiamo di quello che quotidianamente avviene, non pensando necessariamente alle grandi riforme di sistema. L'abbiamo visto, e allora le parole sono importanti. La collega Parente ieri richiamava il buonsenso. Beh, dopo un disastro come la riforma Madia forse serviva coraggio per venire a dire certe cose. E allora noi lezioni da chi ha approvato una legge come la Madia, e vorrei ricordare che i decreti attuativi li ha bocciati la Corte Costituzionale perché chiedeva il parere con le regioni e non l'intesa. L'ha bocciato il Consiglio di Stato in alcuni passaggi per la mancanza di risorse e di sistemi di valutazione, l'ha bocciato persino il TAR riconoscendo al decreto legislativo attuativo che la pubblica amministrazione digitale era illegittima e irragionevole nei principi. E allora sentire il PD dare consigli ad altri dopo quello che è riuscito a fare, insomma, è imbarazzante, ripeto, serviva molto coraggio anche per quello che ha detto poco fa il senatore Laus. E vorrei proseguire, ci hanno accusato di controllare invece che motivare i dipendenti. Ebbene, farlo dopo aver previsto nel Jobs Act il controllo a distanza per i dipendenti privati, farlo dopo aver approvato dei provvedimenti del genere, ritengo che sia veramente per loro imbarazzante. Vorrei anche ricordare che loro, invece che motivare, hanno pensato a licenziare in tronco. Basti pensare, ci andò fino a Sanremo il 29 di novembre del 2017 Renzi a dire che in 48 ore chi veniva colto in flagranza di reato sarebbe stato licenziato, i furbetti del cartellino. Era il comune in cui un dipendente andò a marcare il beige in mutande. E allora col decreto legislativo 116 loro addirittura prevedevano che dopo 48 ore si potesse intervenire. Allora, beh, per una volta devo dire che è stato più corretto il senatore D'Alfonso nel ripercorrere anni e anni e anni di tentativi, nel dire che il tema non si esaurisce con la presenza, ma lo incrocia. Lo incrocia. Beh, noi vorremmo che almeno i cittadini li incrociassero dentro gli uffici, i dipendenti pubblici, non in mutande. E allora è vero, serve di più. Serve guardare alla qualità assolutamente del lavoro che viene prodotto, serve motivare, però serve prima di tutto che i dipendenti ci siano. E allora alle grandi riforme di sistema bocciate più volte, noi preferiamo la politica dei piccoli passi, passo dopo passo migliorare nell'interesse dei cittadini e delle imprese l'amministrazione pubblica, perché sul fatto che ce ne sia bisogno direi che tutti siamo d'accordo. Al senatore Patriarca vorrei ricordare che c'è un articolo del testo unico che riconosce delle funzioni anche nei confronti degli enti locali ai prefetti, quindi finché le leggi ci sono noi riteniamo che debbano essere rispettate. Alla collega Tofanin, che ha fatto la relazione di minoranza per il gruppo di Forza Italia, vorrei invece ricordare alcuni passaggi della legge 15 del 2009 del onorevole Brunetta, allora ministro. Beh, noi siamo dei dilettanti rispetto a Brunetta su alcune affermazioni e su alcune cose che venivano proposte. Lo dico anche al collega Floris, perché mentre lui, quando era sindaco a Cagliari, premiava i dipendenti meritevoli che andavano in pensione con una medaglia, negli stessi mesi il ministro Brunetta prevedeva
la possibilità di concludere i procedimenti disciplinari, era la lettera B dell'articolo 7 della legge 15/2009, addirittura in pendenza di giudizio penale. Come garantismo non c'è male, quindi prendere lezioni da voi che avete fatto delle azioni in questo senso non lo accettiamo. Ricordo anche che la stessa legge all'articolo 4 prevedeva addirittura che la privacy non valesse per i dipendenti pubblici, ce l'ho qui, non si applicano le disposizioni in materia di privacy ai dipendenti pubblici, tanto che poi l'anno dopo l'articolo fu cancellato. E allora direi, appunto, ma noi siamo rimasti in quella direzione, evidentemente voi no, perché noi crediamo, ma lo ricorderò poi anche ai colleghi di Fratelli d'Italia, che chi lavora nel pubblico sia comunque un privilegiato perché è al servizio della propria comunità e si debba comportare di conseguenza, e su quei due piatti della bilancia noi crediamo che l'interesse pubblico di un paese, di un popolo, valga più di quello del singolo quando il singolo si comporta male. Ai colleghi di Fratelli d'Italia vorrei dire che per anni a destra abbiamo sostenuto la necessità di una tolleranza zero da parte dei politici nei confronti dei dipendenti pubblici fannulloni assenteisti, perché sono persone che rubano lo stipendio e offendono i milioni di disoccupati e i tanti lavoratori onesti della pubblica amministrazione. Non abbiamo potuto fare tante delle riforme che avevamo proposto per l'opposizione della sinistra e dei sindacati. Oggi pare che la sinistra di Renzi si sia ricreduta e che si voglia su questo andare fino in fondo. Siccome noi non siamo come la sinistra, Matteo Renzi, se vuole essere serio su questo tema, garantiamo fin da ora il sostegno di Fratelli d'Italia, diceva Giorgia Meloni il 18 gennaio del 2016. Beh, noi almeno la fiducia che avevate detto di voler riporre in Renzi gradiremmo averla. Perché, diceva la collega Rauti, una volta chi andava a lavorare lo faceva cantando, purtroppo ora canta chi marca il cartellino e poi se ne va pensando di aver gabbato i colleghi e i cittadini. E allora, venendo ai contenuti, noi crediamo che sia assolutamente innovativo questo provvedimento, contrariamente a quanto sostiene il PD, perché per essere innovativo, dico di più, rivoluzionario, un provvedimento non ha bisogno di stratificare per forza con altre leggi, può farlo in due modi: tagliando le leggi che non servono, e penso che nessuno meglio dell'allora ministro Calderoli possa averlo dimostrato avendo cancellato più di 400.000 norme inutili quando era ministro, ma lo si può fare anche rendendo concrete e attuando le leggi che già ci sono. E allora il ministro Buongiorno ricordava la disapplicazione della autocertificazione nelle pubbliche amministrazioni. Pochi giorni fa, in quinta commissione bilancio, me testimone il collega Errani, è stato proposto un emendamento assolutamente meritevole che diceva, stavamo discutendo del decreto fiscale, che un'amministrazione non possa richiedere atti già in suo possesso a cittadini e imprese. Ebbene, abbiamo detto è vero, però c'è una legge che già lo prevede. Se un senatore in totale buona fede arriva a proporre una legge pensandola giusta e neanche sa che già esiste quella legge e la propone perché le amministrazioni non la applicano, allora vuol dire che rivoluzionario in questo paese prima di tutto è far funzionare quello che già c'è, e a questo serve quel nucleo nel totale e pieno rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale, perché è giusto che lo Stato, il governo si ponga il problema e si faccia carico di quei comuni che non sono in grado, magari per dimensione, di farlo da soli, perché va bene ispirarsi ai criteri di efficacia, efficienza, economicità, poi però nel pratico vanno attuati. Ma avvio alla conclusione dicendo che non c'è bisogno di andare alla NASA per attuare ad esempio i controlli biometrici,
I tornelli, onorevole Parente, li proponeva un vostro assessore illuminato, i tornelli elettronici a Bologna, giunta Cofferati nel 2008, per esempio, ma del resto maestro dei tornelli è stato Brunetta. Sul costo abbiamo gli smartphone che già prevedono l'impronta digitale e non è che sia prevista soltanto per il regime carcerario o per i pregiudicati. Il collega Iannone diceva partiamo dal Parlamento, beh i deputati votano con l'impronta digitale, se possono farlo i parlamentari lo possono fare anche i dipendenti pubblici. E allora è per tutto questo che convintamente il gruppo della Lega voterà a favore del provvedimento, perché c'è un proverbio che dice: se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto. Con questo provvedimento la montagna della pubblica amministrazione per la prima volta si muove verso il cittadino. Grazie. Grazie, senatore.